Facciamo un risotto ai carciofi. Gli ingredienti sono un carciofo e tre gambe o tre carciofi interi, uno spicchio di aglio, mezza cipolla media, un cucchiaio di burro, 30 g di prosciutto crudo cotto, olio extravergine, brodo vegetale, sale e pepe, scorza di parmigiano o parmigiano a pezzetti, un cucchiaio di pecorino, 150 g di riso per risotti e mezzo limone. Allora, la ricetta è per due persone. Puliamo i carciofi e i gambi. Se non sapete pulire i carciofi, guardate sul mio sito come si fa. Allora, una volta fatto questo, una volta puliti i gambi, li tagliamo a pezzetti, così come tagliamo a pezzetti anche gli spicchi di carciofo. E li mettiamo in acqua e limone. Una volta fatto questo, dopo aver messo in acqua e limone i carciofi, prendiamo una pentola, ci mettiamo aglio, cipolla e burro, olio e facciamo rosolare a fuoco lento. Poi aggiungiamo il prosciutto e poi i carciofi a pezzetti. Saliamo e pepiamo a nostro piacere e incominciamo ad aggiungere due mestolini di brodo caldo. Facciamo mano a mano cuocere i carciofi. Nel frattempo mettiamo la scorza di parmigiano in acqua calda. Mettiamo il prezzemolo nei carciofi. Aggiungiamo altro brodo e li facciamo cuocere. Quando è ben asciutto leviamo l'aglio e aggiungiamo il riso che abbiamo detto sarà per due persone. Poi mettiamo nei carciofi il riso e lo giriamo, lo facciamo brillare, aggiungiamo un po' di brodo caldo e se casomai finisce mettiamo dell'acqua. Tagliamo la scorza asciugata del parmigiano o tagliamo a pezzetti il parmigiano e uniamola al risotto a metà cottura. Facciamo cuocere al dente, aggiungiamo sempre il brodo caldo, spegniamo e facciamo stare un po'. Serviamo con abbondante pecorino.